Due gol nella ripresa. Il Barletta espugna Melfi e vola ai quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti. Un rigore di Morra e il centro di Pignataro consegnano ai biancorossi la vittoria nel triangolare del primo turno con i Lucani e il San Marzano. Per sfidare il Melfi, Mister Farina sceglie l'11 tipo con Pignataro supportato dalla Vopa, Morra e Russo. Per i Lucani 4-3-3 con Disenso, Suriano e Potenza in avanti. L'avvio dei biancorossi è propositivo, ma la prima occasione è del Melfi con Disenso che calcia sopra la traversa. Ancora Melfi con Suriano, blocca Tucci. Al 20° il primo squillo del Barletta con la Vopa che salta i riflessi di Della Luna. La spinta dei biancorossi aumenta. Pignataro colpisce due volte di testa senza trovare lo specchio. Alla mezz'ora Possidente sfiora l'Eurogol con un bolide dai 50 metri, Melfi vicino al vantaggio. Al 34° punizione dal limite di Vicedomini, sfera che lambisce il palo. Il primo tempo si chiude con Pignataro che vede deviata in corner una conclusione da buona posizione. Si va a riposo sullo 0-0. Avvio di ripresa con i biancorossi avanti a testa bassa. Morra colpisce di testa, palla sul fondo. Al 52° Pignataro si libera al tiro ma calcia al lato. Al 56° la svolta. Rovesciata di Pignataro che impegna Della Luna. Palla sui piedi di Milella messo giù da Pace. Rigore per il Barletta. Morra dal dischetto non sbaglia e fa 0-1. Il Melfi reagisce. Punizione di Sindic per la testa di Capezzuto. Tucci vola a deviare in corner. Sugli sviluppi dell'angolo il numero 1 biancorosso viene colpito dal già ammonito Possidente. Melfi in 10. I Lucani ora sono storditi e il Barletta ne approfitta. Morra ruba palla a Pace e serve Pignataro. Il 9 lanciato a rete non sbaglia e fa 0-2. Sotto di due gol e in inferiorità numerica il Melfi non molla. Periale impegna Tucci. Il numero 1 biancorosso è bravo poco dopo a dire di no a Sindic. Nella fase finale del match il Barletta controlla. Nel 6° dei 7 di recupero Tucci si esalta ancora negando il gol a Maiorino. Finisce 0-2. Il Barletta vola ai quarti dove sfiderà il Locri.